On Trinity Sunday, Pope Francis told the 20,000 pilgrims gathered in Saint Peter's Square that just as the Trinity exists in relation to different persons, individuals cannot live without others. And the Holy Spirit speaks not of himself, Padre speaks of Jesus, he speaks of others. The Father does not himself, son. the Son, Pensiamo ai nomi delle persone divine, che pronunciamo ogni volta che facciamo il segno della croce. In ciascun nome c'è la presenza dell'altro. Il Padre non sarebbe tale senza il Figlio. Così pure il Figlio non è, può essere pensato da solo, ma sempre come Figlio del Padre. E lo Spirito Santo a sua volta è Spirito del Padre e del Figlio. After praying the Angelus, the Pope spoke directly to the peoples and authorities of the Democratic Republic of Congo and South Sudan. Carissimi, con grande dispiacere a causa dei problemi alla gamba ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi programmata per i primi giorni di luglio. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio a cui tengo moltissimo. Pope Francis then once again turned his attention to the war in Ukraine and those suffering from its effects. E sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore, non abituiamoci a questa tragica realtà. Abbiamo Aviamola sempre nel cuore. Preghiamo e lottiamo per la pace. Il che also recalled that Sunday marked World Day against child labor. Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga. Perché nessun bambino o bambina sia privato dei suoi diritti fondamentali e costretto costretta a lavorare. Quella dei minori sfruttati per il lavoro è una realtà drammatica che ci interpella tutti. A scourge, the Pope says, that has only been made worse due to the COVID 19 pandemic and the resulting economic crisis.